Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Town, che mi chiede di parlare del film del 1990 del grandissimo William Friedkin, scomparso purtroppo lo scorso anno, il grandissimo regista dell'Esorcista, Vivere e morire a Los Angeles, e anche di questo L'albero del male, un film veramente sottovalutato, massacrato dalla critica. Comunque William Friedkin dirige con la solita mano una storia molto particolare. Phil e Kate Sterling sono una coppia praticamente che si trasferisce a Los Angeles, dopo poco dice al marito di essere incinta di una bambina e quindi devono decidere di trovare una bambinaia perché non c'è assolutamente il tempo, e vengono scelte due ragazze, Arlene e Camilla, solo che Arlene vedremo che fine fa e quindi rimane solo Camilla, però il problema è che Camilla in realtà è una specie di strega, una devota di un culto druidico legato a un albero, appunto. Prima sembra una bambinaia perfetta e tutto il resto, poi incomincia ad avere degli strani comportamenti e anche atteggiamenti sessuali particolari verso il padrone di casa, verso anche la moglie, ma verso anche l'amico del padrone di casa, che farà una bella fine, sì. E di lì poi tutto quello che succederà in un film comunque veramente ben fatto, recitato molto bene da dei protagonisti abbastanza sconosciuti. Nel ruolo di Kate abbiamo un'ottima Carrie Lowell, nel ruolo del marito Phil un buon Dwyer Brown, ottima Jenny Segrove a fare Camilla, la nostra druida, per un film praticamente molto originale, appunto, in questo glorificare questo albero come vita, nascita e qualcosa di completamente diverso. Appunto, il nostro Friedkin era stato infatuato da alcuni racconti sui druidi e su appunto questi alberi e queste donne che facevano i sacrifici a questi alberi attraverso appunto rituali molto particolari che il nostro ha cercato di riportare nel film. Un film che sicuramente non è un capolavoro, ma è sicuramente anche un film fatto benissimo, un horror veramente che fa veramente paura e che è costruito magistralmente. Grazie soprattutto alla messa in scena di Freddy, che come al solito è pulitissima, movimenti di macchina perfetti, il montaggio è adeguatissimo di Seth Flam, con un uso della colonna sonora come al solito sempre per il grande Williamone di Jack Hughes, che va ricordata veramente gotica, e nonostante si provenga dal romanzo di Dean Greenburg ci sono molti cambiamenti, come ho detto il druidismo non c'è assolutamente, l'albero, cioè, ma è tutto legato in un'altra maniera, e il nostro appunto su sua sceneggiatura insieme a Stephen Volk praticamente rifà tutto. E ripeto, e se da una parte in realtà all'inizio volevano fare una cosa molto più legata a Lilith e a un certo tipo di roba cristiano ebraica in un certo senso, il nostro invece ha voluto buttare tutto sul druidico, e probabilmente questo è uno dei motivi per cui il film non ha funzionato. Ma è un film, ripeto, comunque con un grande ritmo, con quell'idea dell'albero cattivissimo, con delle scene di splatter notevoli e con un finale che sale sempre di più di tensione, costruita benissimo dal nostro Friedkin, che riesce a prendersi i suoi tempi, riesce a raccontare appunto con questa luce flu, queste aperture, queste case, quando lei allatta il bambino, questa tranquillità che viene spezzata tutto a un tratto appunto da qualcosa che entra diritto dentro una famiglia borghese e la deflagra dall'interno, attraverso però un sistema sottile e scritto in modo assolutamente per niente banale. Un film che è veramente distrutto su quasi tutti gli aggregatori di voti e non riesco proprio a capire perché. Per me è proprio un filmone, uno dei quei classici film insieme a Bug e altri del grandissimo Friedkin che sono completamente sottovalutati e assolutamente dimenticati, quando in realtà questo film è un film che vola, che è una bellezza proprio nelle scene della nostra nuda in mezzo al bosco, vola che è una bellezza nelle scene iniziali violentissima, vola proprio per l'idea che ha il nostro Friedkin praticamente di portare avanti tutto il racconto senza mai lasciare troppo spazio alla commercialità in realtà, perché il film, pur essendo un film dell'orrore, quindi ha l'intrattenimento e tutto il resto, ha delle intuizioni e delle cose che non attaccano secondo me verso il grande pubblico, proprio perché particolari, hanno bisogno di una riflessione anche sulla maternità, sull'amicizia, sullo scambio di identità, che insomma sono più ampi del semplice guardare e fare due salti del cazzo, perché il nostro i salti sulla sedia non li vuol far fare, ma ti tiene sempre teso sulla sedia e salti nel momento in cui l'orrore è creato alla stragrande. Quindi per me è un film veramente bomba, con una grande fotografia di John Alonso e con una messa in scena del nostro Friedkin straordinaria. Non prendete mai la versione tagliata, televisiva e tutto il resto, quella che il nostro ha firmato addirittura Alan Smithy, perché non ne vuole sapere, vuole solo la sua versione. Qui sotto c'è il link dell'albero del male, donate su Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, mettete mi piace, qui sotto c'è anche il pulsante per donare direttamente su YouTube, super grazie, seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccio a giro per l'Italia. E ripeto, questo è dell'albero del male, ovvero The Guardian, molto più bello in originale, è la dimostrazione pura che un regista come William Friedkin tutto quello che tocca è oro, è la dimostrazione pura che un certo tipo di cinema horror già all'epoca, comunque quando usciva un po' dagli schemi, non era poi così ripagato dal pubblico. Un vero peccato, perché per il sottoscritto questo è veramente un filmone e un cult assoluto che non vi dovete minimamente perdere.